Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui nell'81esimo episodio della serie di Minecraft Pocket Edition. Siamo qui nel nostro carissimo e bellissimo mondo. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto che col nuovo aggiornamento in beta si può usare l'elitra, o meglio, si può usare l'elitra con i razzi, di conseguenza si può andare fondamentalmente dove si vuole. Quindi, proprio come vi ho accennato nello scorso episodio, sarebbe molto interessante fare un qualcosa di sospeso che si possa raggiungere solo con l'elitra. Per esempio, nello scorso episodio eravamo andati nella mongolfiera che c'è là in fondo. Quindi mi raccomando, se non avete ancora visto lo scorso episodio, andatelo a vedere, se no non capirete niente. Comunque, vedete, possiamo andare dove vogliamo. Di conseguenza l'idea è quella di costruire una vera e propria città sospesa. Stavo morendo e quindi cosa ho fatto? Io ho fatto questo nuovo piccone e sono riuscito a fare fortuna 2, efficienza 2, che non è un granché, però per recuperare queste cose qui, quindi i blocchi di quarzo, è andato più che bene, ci ho messo un bel po', però sono riuscito a fare quasi 2 stack di quarzo. L'idea ovviamente è quella di, siccome la città sarà in cielo, fare una città tipo paradiso. Comunque mi ero dimenticato di prendere tanta terra perché ne avevo presa solo uno stack e non credo basta. Facciamo che ne prendiamo un bel po' di più in caso di emergenza, non si sa mai. L'idea è quella di andare più in alto possibile, non so se mi capite. E io la farei in questa zona qua, per il semplice motivo che non volevo farla proprio sopra la nostra città, ma neanche troppo lontana. Ah, una pala anche potremmo portarci, perché senza pala poi tutta sta terra sarà difficile da prendere. Ok, col nuovo crafting non sono capace, ho fatto 3 pala al posto di farne una. Bellissimo, bravissimo Yaki. Mangiamo un po' di anguria, voilà. E sapete che sto cambiando idea, perché non so quanto si possa andare su, non ricordo di preciso i blocchi, non lo so, vediamo. È perché secondo me potrebbe essere interessante anche farla proprio qua sopra, oppure addirittura sopra il centro del mondo, vediamo. E faccio una prova ad andare su solo con i blocchi di terra e vediamo dove possiamo arrivare. Ci vorrà ovviamente una vita, poi probabilmente se questa cosa non funziona dobbiamo rifare tutto da capo e non sarà sicuramente piacevole. Andiamo sempre più su. Tra l'altro guardate che bello che è il panorama da qua, il nostro mondo è proprio carino. Allora, così siamo già alti come la mongolfiera. Se andiamo su ancora un bel po', non so cosa potrà succedere. Allora, siamo andati su uno stack per ora. Il cielo inizia a diventare appannato, diciamo. Adesso sì che siamo decisamente alti. Iniziamo a non vedere più il fondo. Ovviamente però se io facessi così e aumentassi la distanza, tipo così, ok, vedete che così il mondo lo riusciamo a vedere senza problemi. Non so quanto possiamo andare su ancora. Non pensavo così tanto, cioè siamo veramente alti in questo momento. Beh, per essere una città in cielo deve essere giustamente in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Però sono sicuro che c'è un limite, non può non esserci. Qua siamo veramente, ma veramente alti. Che poi si può aumentare ancora la distanza di rendering. 22 chunk. No, 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 no. Non doveva andare così. L'unica cosa che non doveva succedere, ragazzi, a parte che possiamo tornare su con l'elitra, quindi non è che sia così un problema grosso, ho messo la distanza di rendering al minimo. Guardate sto coso che va in cielo. Allora, vediamo se riusciamo a partire da qua. Non riusciamo. Ecco, vedete, una cosa semplice come fare un pillar super mega alto si diventa una cosa complicata in Minecraft, o meglio quando gioco io. Adesso non mi va più l'elitra, perché? Ah, tra l'altro fatemi prendere tipo un paio di torce così, giusto. Ah, ho l'elitra rotta. Mi pare si riparasse con la pelle. Non lo so, io non mi ricordo. Cioè non ho della pelle. E piove, ti pareva che non pioveva in questo mondo? Clamoroso, ho della pelle qua, mamma mia che fortuna. Spero solo che basti. Sì, non è un granché, però va bene, dai. Incuranti del pericolo, ma soprattutto della pioggia, noi ci lanciamo e non troveremo mai. Oddio, sarà una impresa abbastanza difficile. Ok, dovremmo essere arrivati. Cosa sta succedendo? Dove sono finito, ragazzi? Ok, ok, ci siamo. Non ci siamo più. Dove sei? Non doveva andare a finire così. Mi son perso con l'elitra. Non schiantiamoci. Dimmi che qua c'era un letto. Non è stata una buona idea fare questa cosa. Ah, quindi prima sono caduto perché si era rotta l'elitra. Ora si spiegano molte cose. Dimmi che ho della lana. Facciamo un letto, voilà. Oh, speriamo che non piova più e speriamo che siano andati via i mostri, perché sennò è un casino. Sarebbe bello portarsi anche della glowstone, ma non credo di averne. No, non ho glowstone. Noi ci ritentiamo. Dobbiamo riuscire a salire la sopra senza fare casini. Perché non va l'elitra? Niente, sono atterrato qua a caso. Ok, obiettivo arrivare là sopra. Difficile ma non impossibile.
cosa è successo e soprattutto dove sono morto. Doveva essere un episodio di costruzione, vero? A me sembrava di aver visto la mongolfiera, ma qua non vedo niente. Dov'è la mia roba? Potrebbe essere qua? Mi tocca rivedere il replay della morte e capire dove sono morto. È un casino, ragazzi. Ragazzi, è incredibile, cioè riguardando il replay è clamoroso. Sono tipo esploso in aria, non ha veramente senso. Ve lo metterò qua a schermo probabilmente, però c'è qualcosa che non va. È pericoloso usare l'elitra, ragazzi. Se non altro potrei aver capito dove è la roba, ed è per forza di cose qui attorno alla mongolfiera. Potrei impazzire, ragazzi, soprattutto perché abbiamo perso l'elitra e l'elitra sarebbe un casino recuperarla, e non è stata colpa nostra soprattutto perché è stato un bug. Attenzione, ragazzi, guardate lì sull'albero, è la nostra roba? Sì. Speriamo almeno. Vediamo un po'. Molto bene, molto bene. Tutto è bene quel che finisce bene, diciamo. Abbiamo recuperato l'elitra, andiamo subito a indossarla per sicurezza. Poi sarebbe bello recuperare anche tutto il resto. Qua sott'acqua c'è qualcosa? Non mi sembra. Piccone preso. Ho visto che un po' di roba era rimasta sull'albero, quindi senza far cavolate andiamo su. Mi hanno recuperato un po' di livelli, ma i razzi dove sono finiti? No, razzi no, parti, ragazzi. Non mi sembra di vedere niente qua. Oddio, anche tutta la roba del Nether. No, io non voglio crederci, ragazzi. Meno male che ci è rimasta l'elitra, che fondamentalmente è la cosa più importante, il piccone anche. Però tutta l'altra roba sarebbe bello trovarla, anche il letto. Ma perché piove sempre in questo mondo? Me lo spiegate? Perché io sinceramente non riesco a capirlo. Non lo so, ragazzi. Che poi forse io dico cosa del Nether? Ne avevo un bel po', sì, mi ricordavo bene. Cioè, mi volete dire che prima sono stato tipo un'ora a cercare Nether Quartz in giro? Ok, no, dai, almeno questa è buona. E forse ho anche degli altri razzi, che nel dubbio prendiamo, però ora come ora la mia idea è un'altra. Nel senso, andiamo su con la Gravel, ok? In questo modo, che sarebbe stato più intelligente anche da prima. Ne recupero magari un altro po' da qui. Qua ne abbiamo tantissima. Benissimo, dovrebbe bastarci. E saliamo sempre più su, perché se ci ritentiamo con l'elitra va a finire malissimo, lo so. L'importante alla fine è che si possa scendere e salire. Non è che bisogna fare su e giù 3700 volte. Ovviamente con la pioggia siamo messi decisamente male, però almeno il vantaggio della gravel è che poi mettendo una torch si toglie tutta in pochissimo tempo. E fidatevi, ci farà risparmiare molto molto tempo. Comunque per ora questi pilastri secondo me possiamo anche lasciarli, nel senso, finché non andiamo a costruire una struttura abbastanza grande ci conviene, se no non saremo più in grado di trovare la nostra base, perché avete visto che è facilissimo perdersi nel vuoto cosmico di Minecraft, soprattutto se non si hanno riferimenti. E mamma mia quanto eravamo andati su prima, pazzesco. Ok, eravamo arrivati qua, secondo me possiamo andare su ancora un pochettino. Ah, ok, abbiamo raggiunto il limite, quindi 256 blocchi era il limite. Andiamo giù una cosa tipo 20 blocchi e iniziamo a costruire. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamma mia, ragazzi, eravamo praticamente perfetti. Se non cadevamo risparmiamo veramente tanto tempo. Comunque siamo qui, andiamo giù ancora un pochino. Ok, secondo me la nostra struttura la possiamo iniziare da qui. Utilizzerò gli slab sia per risparmiare materiale, sia per dare l'idea di una cosa un po' più slanciata, sia per evitare che possano nascere sopra i mob. Quindi era qua così e lì così. Quindi qua c'era la fontana, quindi qua ci dovrebbe essere il centro del mondo, perché volevo farlo simmetrico con quello sopra, per intenderci, in questo modo, vedete? Ovviamente con la pioggia non renderà minimamente l'idea, però vedete che già l'effetto è molto molto figo così in mezzo al nulla. Sarà un progetto molto molto ambizioso, così se per caso non vorrò scendere con l'elitra, teoricamente da questo buco che lasciamo centrale dovremmo essere in grado di farlo, si spera. Adesso per precauzione lo chiudo e ci metto un altro blocco sopra, così ci ricordiamo che è questo. Direi che possiamo allargare la nostra piattaforma, però se no avete visto che sarà impossibile salirci. Che poi non sembra, ma così i materiali vanno via veramente velocemente. Se smettesse di piovere non sarebbe una brutta cosa, però. Io non voglio fare quello che si lamenta sempre, però. Cioè, non è possibile. Pioveva prima, piove adesso. C'è qualcosa che non va. Che poi qua non dovrebbe essere pioggia, dovrebbe essere neve a questa altezza, boh. Non ho legna. Non posso fare la crafting table. Mi state prendendo in giro? Ragazzi, ci toccherà tornare giù. So che in questo video non ho costruito molto, però abbiamo messo sicuramente una buona base per il nostro impero. Sicuramente nei prossimi episodi svilupperemo il tutto. L'importante è che abbiate capito, diciamo, l'idea. Purtroppo in questo episodio è successo veramente di tutto, io non so cosa dirvi. Facciamo una cosa, rischiamo per l'ultima volta la sorte e buttiamoci in sto buco, vediamo cosa succede. Spero di aver fatto i miei calcoli giusti. Dovremmo arrivare perfetti.
perfettissimi. Questa è tipo la prima cosa che va bene in questo episodio, pazzesco. Ora non so come torneremo su. Il fatto sta che ci serviva della legna, ragazzi, della semplice misera legna. È crashato Minecraft giusto per completare questo episodio al massimo. Ok, forse questa beta non è stata proprio la migliore delle nostre idee. Quindi per questo episodio disastroso di Minecraft era tutto. Non abbiamo fatto un granché, però abbiamo innanzitutto capito che usare l'idra non è al momento cosa sicurissima. Abbiamo messo anche le basi per la nostra super mega città. Ovviamente tutti i commenti sono ben accetti per come potrei farla, cosa potrei costruire lassù in cielo, non lo so, ragazzi. Speriamo solo che nei prossimi aggiornamenti sistemino sta cosa delle elytra. Io a sto punto non so se lasciare Minecraft su questo telefono o metterlo sul mio nuovo Samsung. Avevo fatto una cosa un po' carina che poi vi spiegherò nei prossimi video, e quindi l'avevo lasciato qua. Però non lo so se mi conviene, perché credo sia più un problema di Minecraft che un problema di telefono, visto che su questo fondamentalmente c'è solo Minecraft. Staremo a vedere. Comunque ho parlato fin troppo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video! Comunque stavo riguardando ancora il replay, ragazzi, sono veramente esploso in aria completamente a caso. Non ha senso!